è il 4 gennaio 2022, la prima pazzia dell'anno in 3, 2, 1. Wow! Vedo palme. Benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo alla Martinique! In realtà questo è l'ultimo full day, l'ultimo giorno pieno, perché domani sera partiamo e ritorniamo in Italia. Ho voluto aspettare a fare questa intro perché la settimana è stata di completo relax. Dovete sapere che praticamente io i primi di gennaio, dopo che abbiamo fatto un Natale Capodanno da soli, rinchiusi, in sordina, così, stavo esplodendo. Sicché ho detto, voglio andare al mare, voglio godermi la vita. E ho incominciato a scandagliare il sito di Viaggiare Sicuri per trovare una meta che non avesse troppe restrizioni. Cerca, erano tutti paesi della lista D oppure paesi della lista E, corridoi turistici, che sì, ci puoi andare, però devi organizzare con un'agenzia e noi non avevamo tempo. Sicché, allora a un certo punto ho rinunciato e ho detto vabbè via, lista C, andiamo a qualche parte vicino. A un certo punto leggo Francia, aperta parentesi, La Réunion, Guadalupe, Martinica, escluse qualunque altra isola, io. Dove sta la Martinica? Sono andata a cercare, ho scoperto che sono isole, ho scoperto sì perché io non è che sono proprio ferratissima in geografia, comunque ho scoperto che sono isole dei Caraibi francesi e quindi essendo Francia sono le restrizioni applicate sono le stesse per andare in Francia, quindi quando io ho prenotato non serviva nemmeno il tampone per andare. L'hanno aggiunto dopo due giorni che avevo prenotato, io ho prenotato il 4 gennaio e invece sì, per il ritorno ci sarà da fare il tampone perché l'Italia fino al 31 gennaio, per ora, vediamo se lo rinnova, richiede il tampone all'ingresso. Niente, è stata una settimana fantastica e abbiamo fatto qualche clip e adesso vi lascio al video e vi porto con noi. Spero che questo video vi faccia viaggiare un pochino. L'intenzione è quella, farvi viaggiare insieme a noi, farvi vedere tante cose belle attraverso i nostri occhi. Salute Jimmy! Ah, ciao Nini, oddio lavoro! Godetevi il video! E anche oggi siamo arrivati. Becca la giusta, becca la giusta. Atterrati, siamo atterrati. Benvenuti alla nostra nuova casa per questa settimana alla Martinique. Allora, ci troviamo alla Martinique e abbiamo optato per un appartamento con cucina. Questo perché qui a Martinique c'è il coprifuoco, quindi dalle 20 alle 5 del mattino è tutto chiuso, bar, ristoranti, tutto chiude. Per questo abbiamo scelto una soluzione con cucina. Dopo aver scandagliato l'internet e noi abbiamo prenotato i voli due settimane fa, quindi non c'erano tantissime opzioni, ma soprattutto tutto ciò che trovavamo era molto spartano. Finché non abbiamo trovato questo residence, che è Residence Poseidon alla Marina di Fort de France, con una cucina spettacolare. Poi il resto dell'appartamento consiste in questo spazioso, cioè io ci potrei aver voluto fare i workout qui. Cioè, questo per una quarantena era perfetto questo spazio. Pazzesco. Lì c'è del bambù. Vabbè. Del bambù. Tralasciamo. Televisore, insomma qui è veramente super spazioso. C'è il terrazzo fuori che dà sul porto, porto turistico e porto commerciale. Spettacolare, fare colazione qua fuori la mattina è bellissimo. Sentivo proprio l'odore del mare, il profumo. E poi di qua c'è la camera da letto e c'è tantissimo spazio. L'armadio è tutta questa parete, cioè è gigante.
qui per appendere. Abbiamo portato roba per uscire la sera. Ma nella speranza che improvvisamente con un miracolo gigante togliessero il coprifuoco, ma nada. Nada, anzi. Però, oh, vita di mare tutto il giorno. Io non mi lamento. Bagno, doccia. Ma e... soprattutto... Ah, siamo in Francia. Quindi abbiamo... Che in realtà, sai cosa significa WC? WC, WC? Sì. Water closet. Quindi il, la stanza, il closet, che sarebbe l'armadio, con l'acqua, col gabinetto. Quindi, water closet! Anzi, è così, è giusto. Cioè, ognuno, poi è molto pratico, perché ognuno fa il suo... Si lava nella doccia, che okay, impari a farti la doccia a metà. E poi la camera da letto con un'altra terrazza sul retro. Questa è... la nostra casa per questa settimana. E adesso andiamo all'esplorazione di Martinique. Devo immortalare questo momento. Via i calzini. Benvenuti. Piedini liberi. Oh, che bello. Siamo bene. Olla. La costa è anche mia. Sei chiaro, anche perché questo piatto l'hai sbagliato te. Cosa pensavi che fosse? Pensavo che fosse pesce ceviche, quindi pesce crudo. Guarda, l'unica cosa cruda che vedo sono le verdure. Guarda come è crudo questo. Crudissimo. Siamo venuti in questa spiaggia chiamata Anse Noire e la particolarità è che la sabbia è nera, totalmente nera. Già amo farlo di mio, ma qui assume tutto un altro sapore, cioè, che spettacolo. Ma che cos'è questo? Wow! 5 ore il chilo le zucchine, alla faccia della zucchina! La curcuma 9. C'è la zucca! Sono patate dolci! Alla faccia delle patate! No, questo... Queste sono prodotto locale da Kin. Queste, sono quelle, queste sono quelle di che abbiamo mangiato oggi. Sì, sì. Wow. Dio, ma guarda come sono fredde queste. Ma non so. No, non penso sia un banale. Ma un bel finocchio 8 euro al chilo. No. Choufleur. Le choufleur. Anche le carote costano un sacco, non pensavo. Sì, perché qui costa tutto un sacco. Il cavolfiore 7 euro. E per gli champignon bianchi 14 euro al chilo e mezzo. C'è 14 euro al chilo e mezzo al chilo. E anche il primo porcino. Troviamo una cosa assolutamente divertente. No, non è divertente, preoccupante visto che dobbiamo mangiare a casa. Quindi poiché è tutto caro assatanato, abbiamo optato per roba in scatola e verdura surgelata. Qui la cena di questa sera che prevede pollo, fagioli in scatola al pomodoro e couscous. Ecco, per altre cene stellate, per altre cene gourmet, con... per altre cene stellate io facevo un altro che io non voglia. Questa mattina siamo venuti a prenderci delle coccole in questo angolo di paradiso. L'avevo visto su Instagram e mi ha subito attratto e tu gli dici devo andare, cioè guardate che spettacolo. E ho avuto modo di parlare con, non so se mi sentite, ho avuto modo di parlare con la proprietaria e
e mi diceva che lei e la sua famiglia hanno costruito, wow, tutto questo con le loro mani negli anni. E adesso praticamente facciamo un'oretta di percorso, che si parte doccia, piscina, bagno nel fiume e sauna, che è qua, e poi un bel massaggio di coppia. Oggi ci coccoliamo totalmente. Questi sono degli oli che fanno loro con i fiori, questo mi ricordo cos'è, ananas e mango. Finito il massaggio, com'è? Tanta roba, il massaggio, ma anche questo. Allora, c'è del succo di mango della vicina, gli oli con cui abbiamo fatto il massaggio e questo gelato che è un frutto tipico di qua, non ho saputo ben dire il nome, biscotto al cocco e poi tutto questo è edibile, tipo cialda. Che frutto è? Ecco, bravo, ora. Lunch spot del giorno. Wow. Quella. Quella. Che bomba. Spettacolo. Anche il mare. Oggi siamo venuti in un posto super, super local. Lontano dalla città delle attrazioni turistiche, per in realtà eravamo alla ricerca di un posto dove fare kayak, ma ci siamo imbattuti in un paesino proprio tipico per come vivono le persone. Vediamo se riusciamo a fare qualche clip uscendo, perché insomma non voglio invadere la loro privacy, però è molto molto caratteristico e a me queste cose fanno impazzire. Io amo vedere come vive la gente locale, quindi vediamo se riusciamo a incontrarci un pochino. Ho salutato, mi ha salutato. Oh, finalmente ci siamo fermati in una delle cose più caratteristiche di Martinica. Sì, praticamente è proprio caratteristico fare, trovare stazioni, impostazioni di pollo alla griglia. Infatti, cioè questi sono barbecue super professional, cioè qui stavamo passando, abbiamo detto ma senti, ma per pranzo, ma un bel polletto alla griglia. Ah, qui on the road, poi ci sono anche sul lungo, sulla lungo spiaggia, il mare eccetera. Quindi un pollet entier. Ui. Questa cosa è semplicemente fantastica. C'è un pellegrinaggio di persone in mezzo al mare. Vai a 300 metri in mezzo al mare e c'hai l'acqua alle ginocchia. Spettacolo. Vedi che fare avanti e indietro lungo. Inoltre questa spiaggia, Pont Flauna, è praticamente un paradiso per chi vuol fare kitesurf. Quanti metri saremo distanti dalla riva? Ok. Che ho detto? Io non parlo francese, purtroppo. Wow! Vedi? C'è tutta l'acqua e poi si torna. Poco. Smuovilo. Eccola! Com'è? Buono. Assaggio. Anche dietro. Wow. Spettacolo. Allora vedete la parte opposta. Vai. Quanti movimenti fai?
Questa è una delle spiagge più belle che abbiamo visto fino ad ora. Le valigie che abbiamo fatto, la valigia che dovevo fare. Come vi ho detto, qui c'è il coprifuoco, quindi la sera veramente torniamo a casa e non facciamo niente. Quindi giornate di mare, costumi, copricostumi, ciabatte, that's it. Potevo fare un trolley e sarei stata molto più comoda durante il viaggio. Non so se si vede, forse si intravede, quella è una stella marina. Adesso magari quando c'è un goccellino di sole, scusi sole, uscire come delle stelle marine. Questa parte dell'isola, l'acqua è spettacolare, a noi piace molto di più e guardate. Questo paesino che siamo venuti a vedere oggi è carinissimo. Anche tu sei carinissimo. Che stile. Fa vedere le pupine. Anch'io il mio, come si chiama? Reggiseno. Già le 6? Ci siamo, dai. Fortunati. Comunque questo sfondo sa molto di Re Leone, eh? Queste nuvole strette e lunghe, molto Re Leone, con questa palla che scende. Bella. Guarda come va, è velocissimo. Stasera si vede. Cioè 2 minuti è andato. Sì. Comunque dopo questi giorni ho preso una decisione. Inizio a studiare francese seriamente. Oui. Brava. Sylvie. Questi giorni sei Sylvie. Sylvie. Jimmy promosso, re indiscusso degli erbi. Li fa tipo al limite del bruciacchiato con questa crosticina. Come li faceva la sua nonna. Mamma, che buoni che sono, belli secchi. Oggi abbiamo deciso di fare una tappa in una delle distillerie dell'isola. Non possiamo che una cuvée, c'est ça?
No, io amo il rum. Ah. Tra tutti amo il rum. Che bello qui però. Qui è meraviglioso. È un po' quello che vorremmo fare con sì, Roberto, sì, no? Un giardino, esatto. Con gli attrezzi del... As usual, tramonto, epic fail! Fa una piega, un mazzoli. Due tramonti su sette non è male. Di sicuro abbiamo alzato la media rispetto a Favignana. Sono nera. Buongiorno, ultimo giorno qui, ultima mezza giornata. Più o meno, questa mattina, siccome abbiamo il tampone alle 9:30, ne approfittiamo perché qui le giornate iniziano molto molto presto, ci svegliamo alle 6 e la sera andiamo a letto molto presto, perché anche siamo veramente distrutti. Comunque, ci svegliamo alle 6, colazione e solitamente poi partiamo subito per il mare. Oggi dobbiamo aspettare di fare il tampone qui vicino e quindi abbiamo un'oretta e mezza e ne approfittiamo di questa bellissima location per creare qualche contenuto fitness per Instagram, YouTube, eccetera. Quindi uniamo l'utile al dilettevole. Bonjour à tout le monde. Questa mattina, ultima giornata di mare. Fino a qualche minuto fa stava diluviando mentre eravamo in macchina, per ora sembrerebbe essere addirittura uscito il sole. Vedremo quanto durerà. La Silvia non ce la faceva più, aveva solo voglia di arrivare per fare l'ultima nuotata e speriamo che il tempo regga. Comincia a piovere. Guarda, guarda come suol dire, mare piatto come l'olio. Bade e meraviglia. Spettacolare. Ti mancherà, eh? Sì. Sì. Dai, bagno. È da 10 minuti che sto fissando questo scorcio e sto cercando di imprimermi tutto questo negli occhi perché è facile dire vivi il momento, goditelo, vivilo al massimo, eccetera, però non è così facile da fare, perché quando lo fai e sei qui lo vivi, però poi cioè non realizzi quanto ti mancherà, lo realizzi sempre dopo. E io sempre di più sto cercando di vivere il momento con intenzione, cioè impegnarmi e dirmi: Silvia, ora connettiti, goditi sì il momento, fai le tue cose, ma realizza che le stai facendo, perché non è così immediato, almeno per me. E quindi vi lascio anche a voi vivere un po' questo momento. Ultimo pranzo pre-partenza, chiudiamo con il botto, siamo al ristorante del nostro residence. Bon appétit, come si dice? Ehi là, bada là! Merci! Wow. Decisamente il pranzo migliore di tutta la settimana, perché in realtà nei vari localini in giro per l'isola il menù è sempre uguale. Quindi dopo un po' era diventato anche un pochino ripetitivo. Questa roba. Ragazzi, io sono in paradiso. Oh vai. Oh yes. E au revoir.
bellezza. Let's go. Let's go. C'ho uno zaino che è più largo di me. Io viaggio sempre in condizioni molto sexy, devo dire. Yes. La lista è stata una bella lista.